Zoli, questa sarebbe la presentazione di uno più che un evento, è un fatto epocale, e cioè l'ampliamento degli spazi museali del Polo di Pezzoli dopo tanto tempo che il Polo ha sofferto della carenza di spazi. Tutto è stato dovuto a un insieme, una combinazione di fattori, però questa combinazione ha un elemento comune, un denominatore comune, e cioè la generosità di alcuni soggetti privati che negli anni hanno ritenuto di gratificare il Polo di Pezzoli e con il Polo di Pezzoli poi tutti coloro che ogni anno, sono migliaia e migliaia, decine di migliaia che visitano il museo, per alcune collezioni particolarmente importanti su cui poi la dottoressa Zanni vi intratterrà più specificamente, collezioni che vanno a integrare, quindi ad arricchire le collezioni già presenti nel Polo di Pezzoli, nello stesso genere, come appunto vi dirà meglio la direttrice, la dottoressa Zanni. Sono donazioni che sono avvenute nel corso degli anni, non tutte contemporaneamente, ma che poi hanno trovato un esito, come dire, complessivo, nel fatto che un privato milanese che stamattina non è qui ma che forse poi ci raggiungerà, l'ingegner Franzini, ha ritenuto di gratificare il museo di una importante donazione monetaria con lo specifico modo che questo importo fosse destinato ad un investimento durevole del museo, non alle spese correnti. Ci si è posti allora il problema di come utilizzare, quale investimento, questa donazione, e il caso, oltre che l'intelligenza di qualcuno, ha voluto che si aprisse la possibilità di spazi confinanti col perimetro storico del museo, spazi che adeguatamente ristrutturati, adesso voi potrete ammirare come una prosecuzione non solo fisica ma anche ideale degli spazi espositivi del museo. Quindi un insieme di fatti, di coincidenze, di combinazioni che fa sì che oggi il Polo di Pezzoli è contemporaneamente più grande dal punto di vista degli spazi, più bello per i visitatori perché l'ala, la nuova ala aperta è un'ala particolarmente bella perché si affaccia tutta sul giardino, ma il museo è più ricco perché riesce a esporre queste collezioni preziosissime, bellissime. Non lo dico perché sono il presidente del Polo di Pezzoli, ma vedrete da soli, collezioni che altrimenti sarebbero rimaste non viste, non usufruite dal pubblico, non apprezzate anche culturalmente, collezioni che idealmente si collegano alle altre donazioni che dalla istituzione del museo in avanti sono state effettuate a favore del museo. Ecco il senso di questa nuova situazione. Vale a dire, il Polo oggi omaggia sostanzialmente se stesso.
Perché? Omaggio il luogo perché apre questi nuovi bellissimi spazi. Omaggio alle collezioni già esistenti perché le arricchisce. Le arricchisce in alcuni settori. Ma omaggia soprattutto i donatori, coloro che dopo Gian Giacomo Paolo di Pezzoli hanno individuato Poldi come, come dire, dato essenziale della cultura milanese, ma anche dell'essere milanese. È un omaggio a chi dona sapendo di privarsi privatamente di beni preziosissimi, ma di darli al futuro, di darli al pubblico, alle generazioni che seguiranno, che verranno qui, apprezzeranno quello che vedranno e soprattutto privarsi della, come dire, del gusto privato di avere delle cose non facendole vedere ad altri, cose mai viste quindi. Tutto questo però ha un senso ulteriore. Perché questi donatori? Perché l'ingegner Franzini ha deciso a favore del Polo di Pezzoli e non di altre istituzioni? E qui emerge, se è consentito, un po' l'orgoglio di chi in questi anni ha fatto sì che questo luogo e anche l'istituzione Polo di Pezzoli fosse gioiello che è. Io rammenterò sempre il primo giorno in cui insieme alla dottoressa Zanni abbiamo incontrato l'ingegner Franzini. E l'ingegner Franzini disse chiaramente: io vorrei fare una donazione importante a favore del museo, la vorrei fare perché so che voi non avete bisogno di soldi. Voi per la vostra gestione è corretta, è equilibrata, perché si sa a Milano che il Polo di Pezzoli da qualche anno è un modello di gestione e di governo del museo, è un vero modello. Leggete se potete la presentazione che il ministro Franceschini ha fatto al catalogo e non credo proprio che il ministro Franceschini abbia scritto quelle cose non sapendo, perché il ministro Franceschini è stato qui, ha parlato con me, ha parlato con la direttrice. I contributi del MIBACT negli ultimi tempi sono aumentati, ma sono aumentati perché la gestione e l'organizzazione del museo è eccellente. Vorrei sottolineare questo dato, cioè il dato che il Polo ha ricevuto perché ha saputo ricevere, perché si è messo in condizione di ricevere, si è messo in condizione evidentemente di gratificare coloro che hanno donato con una prospettiva, la prospettiva della esposizione degli oggetti, la prospettiva di spazi più ampi e più belli, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi fermo qui perché ho già detto molto di più di quello che normalmente dico nelle occasioni pubbliche, perché preferisco fare piuttosto che dire. Abbiamo lavorato molto in questi anni, siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo compiuto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e quindi, come dire, alla milanese devono parlare i fatti, non certo le chiacchiere. Sono contento però che oggi qui ci sia l'assessore regionale, la dottoressa Repellini, l'assessore del Corno, perché in altre occasioni ci hanno gratificato della loro presenza qui e credo che anche loro potranno attestare come negli anni, negli ultimi anni, il Polo di Pezzoli abbia sempre fatto salti in avanti. Consentitemi anche di dire un'ultima cosa, e cioè questi oggetti che voi vedrete hanno un significato straordinario dal punto di vista artistico e culturale,
ma hanno anche un significato, come dire, sentimentale. Chi si è privato di questi oggetti si è privato di qualcosa di se stesso, ha donato agli altri, ed è perciò che vi invito a considerare le cose non viste, ma che adesso vedrete, come particolarmente preziose al di là del significato artistico. Io darei la parola, Annalisa, a te, perché ovviamente devi specificare meglio dal tuo punto di vista di che cosa si tratta. Mi scuso se eventualmente a un certo punto andrò via, ma purtroppo altri impegni richiamano impegni professionali da altre parti.